Tra i dati più interessanti dell'ASCO GU di San Francisco nel carcinoma renale metastatico avanzato, certamente troviamo la presentazione dei dati aggiornati a 3 anni dello studio di fase 3 CheckMate 9ER, che ha visto la randomizzazione 1-1 di pazienti che ricevevano nivolumab 240 mg ogni 2 settimane per un massimo di 2 anni, associato al cabozantinib a 40 mg DIE, verso l'altro braccio, quello del sunitinib a 50 mg per 4 settimane di seguito ogni 6 settimane, fino a progressione o tossicità inaccettabile. Tale combinazione è stata poi approvata e diventata una nostra possibilità terapeutica dopo una prima analisi che vedeva quindi 24-25,4 mesi minimo di follow-up e una mediana di 32,9 mesi. In particolare, la stratificazione di questo studio prevedeva una valutazione di quello che era lo stato di PD-L1, ma anche una stratificazione secondo gruppo prognostico, appunto secondo l'MDC score, inoltre anche la regione di provenienza. Uno studio secondo me molto importante, con un arruolamento che rispecchia molto la nostra popolazione generale, anche per quanto riguarda le percentuali relative al good, intermediate e poor risk, quindi comunque con un buon numero di quasi una metà dei pazienti intermedi e un 25% circa di pazienti nel poor. Quindi sicuramente i dati rispecchiano in maniera abbastanza chiara quella che è poi la nostra pratica clinica. Inoltre, il commento su questo studio è che sicuramente ha arruolato pazienti anche con sedi prognosticamente sfavorevoli, come possono essere quelle appunto epatiche, quindi ancora più importante il dato che viene fuori da questo studio, che è stato ovviamente inizialmente già positivo. Il primo endpoint di questo studio è la PFS centralizzata, i secondary endpoint sono l'overall survival, ma importantissima l'objective response rate, sempre centralizzata, e la safety, che oggi come oggi è fondamentale, perché parliamo di uno studio di combinazione che vede immunoterapia e TKI, e quindi in realtà abbiamo una valutazione della safety estremamente delicata, anche ad interpretazione, ma comunque anche un po' difficile per noi oncologi, perciò fondamentale. La presentazione di dati di un follow-up aggiornato a 36,5 mesi con una mediana di 44 mesi ed un beneficio di nivolumab più cabozantinib versus sunitinib che si è confermato in tutta la popolazione intent to treat. Vediamo come la PFS endpoint primario mediana si è dimostrata di 16,6 mesi per la combinazione versus sunitinib di 8,4 mesi, confermando il vantaggio già presentato precedentemente, ma in particolare poi in tutti i gruppi prognostici, anche in quello un po' più discusso, che è appunto il good risk, con un vantaggio di 21,4 mesi di PFS verso i 13,9 mesi. Inoltre abbiamo poi i secondary endpoint, in particolare l'overall survival, che sicuramente tra gli endpoint che più ci stanno a cuore, anche se non è l'unico, con un vantaggio, con delle curve che si separano nettamente dall'inizio, con una mediana di sopravvivenza di 49,5 mesi per nivolumab più cabozantinib verso 35,5 mesi per il sunitinib. Vantaggio netto, soprattutto nell'intermedio poor risk, meno eclatante nel good, ma che comunque ha una mediana di sopravvivenza non ancora raggiunta nel gruppo nivolumab cabozantinib. E quindi sicuramente un vantaggio rispetto a 47,6 mesi per il sunitinib è dimostrato. Sicuramente punto di forza è la risposta, quindi in termini di risposta abbiamo una conferma importante di ciò che già sapevamo, con un objective response rate del 55,7% verso il 28,4% del sunitinib, che storicamente è un farmaco che ci ha dato grandi soddisfazioni per i nostri pazienti,
Ma dato nuovo, soprattutto ottenuto recentemente solo dalle terapie di combinazione, le risposte complete. Un 12,4% di risposte complete nel braccio di combinazione rispetto al solo il 5,2% per il sunitinib. Altro dato importante è che, nonostante sapevamo benissimo che sunitinib è anche un farmaco abbastanza rapido, con la combinazione di nivolumab-cabozantinib, in realtà il tempo mediano alla risposta si è ridotto ulteriormente con 2,8 mesi verso 4,2 mesi. E a fronte però di una risposta estremamente rapida, la durata invece è estremamente lunga, 23,1 mesi verso 15,2 mesi del sunitinib. Quindi c'è un vantaggio confermato dal punto di vista delle risposte in tutti i gruppi prognostici, anche in quelli dei pazienti good, e questo nella pratica clinica, diciamo, va un po' a delineare quella che poi sarà la nostra scelta, soprattutto per quei pazienti, inclusi in questo studio che, come ci siamo detti, vedeva pazienti anche con lesioni, per esempio, in organi delicati, come può essere appunto la localizzazione epatica, la risposta serve, così come pure per i pazienti che vengono ai nostri ambulatori con sintomi e con dolore. E quindi la rapidità di risposta e la durata della risposta è una cosa che ci interessa e non poco. Vantaggio quindi in risposta soprattutto forte nell'intermedio e pull risk. Però altro dato fondamentale è la durata del trattamento, secondo me, che è appunto di 21,8 mesi con nivolumab-cabozantinib verso 8,9 mesi del sunitinib. Oggi effettivamente ci troviamo a dover scegliere un trattamento di prima linea e viene naturale anche pensare poi alle linee successive, che cosa farò quando il nostro paziente andrà in progressione. Inutile sottolineare che il numero, la percentuale di progressione estremamente bassa di questo studio ci permette di dire che una percentuale minima, che può essere intorno al 5-6% di pazienti, andrà in progressione a breve, ma soprattutto con una durata del trattamento di prima linea di 21,8 mesi, verso gli 8,9 che era il nostro standard precedente con sunitinib, sicuramente credo che oggi è necessario scegliere la migliore prima linea possibile per i nostri pazienti, perché è una prima linea estremamente lunga e soprattutto se gestita in mani esperte lo può essere ancora di più, per non parlare poi delle oligoprogressioni e dello sviluppo, diciamo, di collaborazioni multidisciplinari. Quindi oggi scegliamo la prima linea con il meglio che abbiamo. Si conferma ciò che già conosciamo e già sappiamo, niente di imprevedibile anche di un follow-up più lungo. Quindi, in nivolumab-cabozantinib si conferma verso il sunitinib un trattamento, uno dei trattamenti sicuramente da proporre ai nostri pazienti in prima linea. Quello che possiamo sostanzialmente semplicemente riassumere di questa presentazione è che sia il PD-L1 valutato, e già l'abbiamo visto nella stratificazione che ci mette, in realtà non correlano con la risposta a nivolumab-cabozantinib verso il sunitinib. Quello che si è venuto a delineare accanto ai rilievi in immunistochimica, quelli invece di genetica, è che si comincia a delineare una piattaforma, un set di geni che potrebbe in qualche maniera correlare con una PFS più o meno lunga dei pazienti trattati con nivolumab-cabozantinib verso sunitinib, e quindi potremmo, ovviamente tutto in corso e ancora c'è da fare, in termini di biomarkers, anche in questo studio clinico che speriamo possa dare a lungo termine anche una risposta rispetto a questa necessità di appunto delineazione dei pazienti che possono meglio rispondere alle terapie di combinazione rispetto alle monoterapie, e quindi potremo avere in futuro anche da questo studio un risultato in termini di set di geni che correlano con la risposta ad un trattamento.